richiesta di confronto avanzata dalla difesa dell'imputato, rilevato che per giurisprudenza il confronto viene ammesso quando la Corte, il giudice, rileva una possibile utilità ai fini dell'accertamento della verità dall'esecuzione dell'attività istruttoria. E nella situazione concreta la Corte ritiene che dal confronto non possa emergere alcun elemento nuovo, aggiuntivo rispetto a quanto già acquisito sulla base delle testimonianze e delle dichiarazioni già sviluppate. Si tratta quindi in definitiva di valutare l'attendibilità o meno di ciascuna dichiarazione attuata al momento opportuno, per tali motivi respinge la richiesta. Allora, sentiamo Marina Bonini. Buongiorno, signora, si accomodi. Allora, signora Bonini, non sarà un esame come quello della volta scorsa, sarà su alcune piccole cose, quindi non è un... Sì, ma io l'importante è che capisca la domanda, poi io Certamente. rispondo. Quella è la mia. Cercheremo di fare domande il più possibile Semplici. semplici, chiare Grazie. e precise. Comunque Grazie. tenga conto che tutto quello che è stato detto in passato, eccetera, qui non conta più niente. Dobbiamo partire da quello, tutto pietra sopra su quello che è Grazie. Io stato quello che detto. mi ricordo l'ho Quello detto. che si ricorda adesso, poi certo, magari qualcuno le ricorderà altre cose dette, però, ripeto, sotto il profilo di eventuali responsabilità, deve stare tranquilla perché non ce ne sono. Sì, beh, Non c'è io niente. dico le cose certe, che mi Le ricordo cose che si certe. ricorda, le cose Bon. certe di cui si ricorda, quelle di cui non è certa o non si ricorda, non è affatto tenuta a dire. Grazie. Sì, le telecamere ovviamente, neanche per questa testimone che non aveva dato consenso alle riprese, non c'è appunto. Viene confermato il non consenso alle No, riprese. assolutamente sì, non le voglio. Allora, signore, abbiamo la cosa che ci interessa più di tutte, cui dobbiamo approfondire, riguarda il momento del il viaggio di sua figlia, Daniela. Daniela, con i Bellini, in quel periodo di agosto 2000, 1980.
in relazione alla situazione familiare tua, che è una situazione particolare. La prima cosa, suo marito viene ricoverato il 31 luglio. Non me lo ricordo io le date, però se l'avete scritto sicuramente. Io so che il 2 era là all'ospedale, penso alcuni giorni prima. Ecco. Senta, durante il ricovero di suo marito, Com'è? quanto è durato questo Non me lo ricovero? ricordo. Ci fu un intervento, Sì, un intervento una di chirurgia recidiva. plastica con innesto di pelle che gli hanno preso da una parte e gli hanno messa In quel periodo lì. in quel periodo lì. Un intervento grosso al polpaccio, insomma, alla gamba, perché Sì. era il secondo intervento alla gamba. Lei quando si ricoverò suo marito sapeva che la bambina Daniela sarebbe dovuta andare in vacanza o se Sì. ferita? Lo sapevo perché mi convinse mia cognata, la mia cugina, la Maurizia, a casa mia per dire, darmi la bimba, insomma, che la porto via perché, insomma, la Dani era Quindi mentre... non c'è collegamento tra il fatto che Daniela dovesse andare in vacanza con i Bellini e il ricovero di suo marito? O era perché si prevedeva che ci sarebbe stato questo ricovero? Cioè, quando sua cognata le dice No. dammela che la porto in vacanza, si sapeva che in quello Ma stesso. secondo me si sapeva, però con certezza non glielo so dire. Io so che lei, insomma... Perché il ricovero di suo marito è stato urgente o era programmato? Beh, era programmato perché noi andavamo sempre a Parma per i controlli, perciò era programmato. Quindi lei sapeva già che Sì. appunto nel periodo in cui suo marito sarebbe stato più o meno ricoverato, la bambina la mandava con i Bellini. Dove stavano di regola i suoi figli? I suoi figli con chi abitavano? Con me Con lei? ed eravamo a casa mia in quel periodo, perché C'erano era già un periodo che andavo, venivo a casa mia i suoi genitori che le davano la mano sì, a tenere i miei i bambini? genitori mi tenevano i bimbi. Senta, questa cosa di mandare la bambina con i Bellini, lei la accolse volentieri o ebbe delle resistenze? No, io avevo timori, però dopo mi sono fidata di mia cugina. Beh, Che timori aveva? insomma, avevo un altro nome e così io non mi fidavo, però dopo anche mio marito mi ha detto, ma dai, vai tranquilla perché la Dani era una ragazzina molto vivace e così insomma stai più tranquilla. E quando glielo dice suo marito questo? Vabbè, dopo che la Mauri mi convinse a casa, dai, di portarla, che poi io non ero convinta, ma convinto ancora mio marito, E ma non dai, era ancora ricoverato quando avete fatto questa secondo cosa. me no. Quindi fu suo marito a convincerla a dare il consenso. Sì, mi tranquillizzò su suo fratello, insomma su Paolo, mi disse, ma no, dai, così ha questo nome, però... Lei sapeva dove doveva andare la bambina? Com'è? Sapeva dove sarebbe andata la Sì, bambina? sapevo che andava a Rimini, poi che andavano al Tonale, sapevo. La bambina andava a Rimini? A Torre Pedrera a prendere... E mia cugina, andava da mia cugina, insomma. Già allora, quando vi siete messi più o meno quando vi siete messi d'accordo lei a occhio, quanti giorni prima, Non pochi me lo giorni? ricordo, comunque Questione di giorni o un mesi po' prima, secondo o un me, po' prima, perché poi... alcuni giorni prima. Ah sì, di sicuro, E prima. già allora eravate d'accordo che doveva portare la bambina a Scandiano? A Scandiano ne avevamo parlato perché io, ma mio marito mi disse, dopo sono stata io, mio marito mi disse che te lo manda a prendere a casa. Io ho detto non lo voglio a casa perché non volevo che i vicini vedessero e così. E dopo e gli dicevo, mi ricordo bene tutto perché gli dicevo con mio marito, ma che gliela porti tuo padre, sta bimba. E lui mi diceva no, perché ha un altro nome, se vedono te e con la bimba che sei cugina della Mauri, tutto è a posto, ma mio padre è diverso. Mi ricordo queste Cioè, quindi frasi. suo marito voleva che fosse suo padre a portare la bambina a Bellini. Non ho capito bene. No.
mi ricordo il mio pensiero adesso sbagliato, mi ricordo questo periodo che era stato il mio marito a dirmi, a mettermi d'accordo per portare la bimba là. Mi ricordo il mio pensiero che io gli dissi, ma che ce la porti tuo padre la bimba, Padre di Bellini, te il padre di Bellini. la porti là a A Scandiano non lo so dove gli pareva poi lui, perché... quindi secondo lei era, sarebbe stato meglio che Aldo Bellini venisse a casa sua, certo. prendesse la bambina e la portasse al figlio Paolo Bellini. Perché Per me era logico quello, anche perché io... era logico quello? Mi faccia capire. Era logico quello perché io ero in un periodo molto delicato, quello mi faccia... No, con la recidiva di mio marito così. Messa insomma quella situazione lì, poi ero preoccupata da rapparmi che insomma non ero abituata avanti e dietro così. Quindi sarebbe, era un'idea giusta quella Era sua. un'idea giusta. E come mai suo marito la convince a fare diversamente? Mi disse quel lavoro lì, mi disse lui, mi ricordo queste parole, mi disse, ma gliele devi portare su perché sei cugina della Maurizia e... Aldo Bellini era il nonno. Sì, ma però lui aveva un altro nome. Lui si chiamava Da Ho Silva. capito. E a me mi ha convinto così, ha capito? Se li fermano loro due, Bellini, Da Silva, dopo cadeva il suo nome. Io non lo so, non Eh mi sì, ricordo. no, no, chiaro, chiaro. Ecco, mi ricordo quel particolare lì. Comunque, nella tua mente, così come in quella anche di tuo marito, l'idea di affidare la bambina ad Aldo Bellini non era implausibile, non era una cosa. Cioè, la bambina ci andava volentieri col nonno. Beh, erano cresciuti su. Senta, veniamo un attimo. Quindi, nonostante lei, avesse, lei si è finita, virgolette, imbranata a guidare, quindi Sì. nonostante questo lei fece buon viso a cattivo gioco e accettò di andare a Bellini. Ma dove doveva andare esattamente a consegnare? Avevate un appuntamento in un posto preciso, in un luogo? Come questo Sì, appuntamento lì va a da Scandiano? Scandiano, io mi ricordo Scandiano che lì dove? a Scandiano, in fondo alla strada di Albinea, lì dopo si girava subito a sinistra, lì, ma Lei lo io sapeva il punto preciso dove doveva? non me lo ricordo, io lì c'ho Ma la mente. vi eravate messi d'accordo su un posto preciso? Sì, lungo lì la strada Albinea, lì appena girava a sinistra, lì, insomma, non perlomeno per quello che mi ricordo io. Quindi comunque c'era un accordo per un appuntamento in un luogo. Sì. No, Che lei però non ricorda quale fosse adesso. mi ricordo che è lì a Scandiano Pratissoli, in fondo alla strada Albinea, lì girava subito a sinistra lì, mi ricordo. Sì. E Quello me lo ricordo, però... Certo, a che ora? E quindi lei ha fatto esattamente questa cosa qua. Lei è sicura di aver consegnato la bambina a Paolo Bellini? A certissimo. Paolo Bellini. Sì. A che ora? Sarà state le 6:30, certo, perché dopo andavo all'ospedale alle 7 per la colazione. Quindi lei doveva Sì. essere all'ospedale alle 7. Sì, non è che avesse un orario preciso, però cercavo di arrivare là per la colazione. Però Insomma, che era alle 7. penso di sì, 7:30 si ricorda. E ci vuole quindi da lì, da Scandiano a Parma, ci vuole almeno mezz'ora, un'ora, insomma, quanto ci metteva lei? Ah, oh, sì, perché non è che avessi una guida. Penso di sì. Va bene. E quindi lei consegna la bambina prima di recarsi all'ospedale, dove Sì. poi si reca effettivamente, Com'è? dove poi va veramente. Sì. Senta, come si svolgeva l'accudimento del paziente all'ospedale di Parma? Lei, suo marito era lì da un giorno prima, siamo al 2 agosto, se l'ho ricordato il 31, aveva fatto la seconda notte, giusto? Là, direi di sì, però anche lì con le date io... Lei la sera prima, quindi la sera del 1 agosto, aveva accudito suo marito? Il primo 1 agosto. agosto, perché sappiamo che la bambina Sì, parte la il primo mattina. agosto sono andata là come solito al mattino. E fino a che ora c'è rimasta? Prima di cena, o appena dopo cena, che secondo me erano 6:30, perché lui non voleva che io rimanessi là, insomma. Mi voleva a casa la sera, Quindi così. lei a un certo punto dopo cena, che ora era dopo cena più o meno?
Oh, ma sono state le 6:30, io adesso non lo so, 6:30, massimo 7. Lei se n'è andata. Me ne sono andata. Sa se quella sera è arrivato Paolo Bellini a fare No, compagnia? Paolo io là non l'ho visto. Sa se c'è andata anche se non l'ha visto? Marito non mi parlava di quelle cose lì e io non l'ho visto. Lei non ha mai saputo che la notte fra il primo e il 2 agosto Paolo Bellini fosse in compagnia di suo fratello per farsi delle No, confidenze particolarmente importanti, nel infatti. modo più Per assoluto, le cose che si sarebbero dette. se No, lo escluderei questo. Meglio, non ne sa nulla e non le è mai stato detto niente. mai. Quindi per lei, quindi, la presenza di Paolo Bellini la notte tra il primo e il 2 agosto all'ospedale a capezzare il suo marito Io non l'ho non l'ha visto visto e non lo sa. e non me ne ha mai parlato Non gliene ha perché mai mio parlato. marito guardava bene di parlarmene di due, perché se no non ci sarei più andata io dalla paura, voglio dire. E poi, boh. Comunque non me l'ha detto, io non so niente. Lei sa, secondo la versione dell'imputato, che questo discorso sarebbe consistito in una pretesa relazione di suo marito con Maurizio Bonini. Ne ha mai saputo niente di questa cosa? No, io con la Maurizio ci sono cresciuta da piccola e io non so proprio niente di sto lavoro e mi sembra. Io non so niente. Non ha mai. Può escludere a priori niente, ma Ah no, ha mai avuto dubbi, sospetti? Suo assolutamente no. marito le ha mai detto niente? Assolutamente no. In Brasile lei c'è andata con Guido No, Bellini? io no. Ma che lei sappia, la notte si poteva restare in ospedale di parenti che accudivano i parenti? Io non mi ricordo, ma mi sembra di no, perché no, perché era immobile nella gamba. E poi in camera non era solo, mi ricordo che c'era un'altra persona giovane, però io non lo so. Quindi una persona che stesse lì a parlare la notte poteva essere non. Cioè, si può accudire un malato, si sta in ospedale, se ha bisogno si interviene. A lei risulta che si potesse parlare fianco a fianco tutta la notte un estraneo con un ammalato? Le regole di quell'ospedale qual erano? Se te le ricordi. Non me le ricordo, so che era un reparto piccolo, ma non mi ricordo, secondo me, cioè, non glielo so dire, guardi. Le risulta che altre persone avessero parenti che stessero lì la notte? Io mi ricordo solo in particolare che c'era sto ragazzo, questo giovane uomo, come tipo l'età di mio marito, ma che ci fossero due letti, però non. C'erano solo due Penso, perché per quello che mi ricordo. letti. Va bene. Quindi di questa visita serale notturna di suo cognato a suo marito, lei Io non ha mai. la escludo, io non l'ho visto, se poi lui c'è andato la notte, non lo so. Io la escludo. Suo marito, per i rapporti che avevate, gliene avrebbe parlato se fosse accaduta? Beh, Non credo. certo, non le avrebbe raccontato la storia, che il tema della discussione era. La presunta relazione con sua cognata, ma se il tema fosse stato un altro, perché non gliene avrebbe parlato? Perché sapeva che c'erano già delle discussioni e che io non volevo. Ma no, c'erano già delle discussioni, poi io andavo lì in ospedale da lui, sapeva che io ero timorosa così, non, cioè, capito? Che tipo di discussioni c'erano a proposito di Paolo Bellini? No, ma anche quando è andato in Brasile, per amor del cielo, è andato a portare la roba, posso capire. Però io avevo una vita lineare con mio marito quando insegnavo in piscina, stava lì dalla mattina alla sera.
insegnare corsi di nuoto, corsi d'adulti e tutto quanto. Dopo sono subentrate tutte queste cose, che non mi ricordo, e dopo c'erano le discussioni, basta dire che io ero sempre giù e su da casa mia, che me ne andavo via, poi dopo mi venivano a convincere, tutte quelle cose lì. Io volevo stare tranquilla nella vita. Quindi lei aveva paura che Bellini venisse a casa sua, l'ha detto già. Sì. Casa mia non veniva. Cioè, Non veniva. lui Sì. no. Perché non veniva, l'ha già detto, lo ripeta. No, non veniva perché cioè, non c'era motivo che lui venisse a casa mia, capito? Poi c'erano anche i miei genitori. Cioè. Lei l'appuntamento di Scandiano. Dalle intercettazioni sembrerebbe che non ricordarselo, ma io non mi ricordo più di questo. Nell'intercettazione si riferisce a quella che dopo pensando che anche i miei figli che mi hanno detto io non so niente, se si ricorda bene quell'intercettazione lì che me l'hanno letta bene, lì mia figlia già che non stava bene, se si ricorda, era già prima della perquisizione che mia figlia aveva dei problemi, si stava agitando in auto e io anche a casa in qualsiasi discussione c'è un vizio di dire. Non mi ricordo niente, non so niente, non mi ricordo niente. E lì io l'ho detta, penso, per quella faccenda lì, perché mia figlia si stava agitando in macchina. Cosa vado a dire? Comunque sua figlia, lei in questi anni non ha mai parlato di questa. No? E mia figlia era una bimba che era iperattiva, una bimba sveglia. E Però perciò. di quel viaggio Non me ne ha mai parlato, io non gli ho mai chiesto niente, anche perché mi ricordo io. cominciato alle 6:30 a Scandiano, Sì. che si conclude nella sua prima parte non prima dell'1 arrivi, quindi un viaggio di 2 ore che invece dura 7 ore. Non lo sapevo, chi me l'ha detto a me? Io non lo sapevo, io sono sempre stata sul discorso che fosse arrivato là. Mi sono fidata di mia cognata. Basta dire che io ho anche sbroccato dopo con una mia amica a dire ma qui c'è qualcosa che non mi torna contro mia cognata perché ho detto se non ha mai detto niente avrà visto la bimba addormentata. Mi sono arrabbiata per quello. Cognata le ha confermato adesso che aveva detto una successivamente aveva detto una bugia allora, cioè che lei sapeva che la bambina era arrivata tardi e non gliel'ha mai No. detto, Io, non gliel'ha mai detto che la ma bambina era arrivata. io l'ho intuito che la bimba era, che c'era qualcosa che non mi quadrava, i primi interrogatori a Modena. Io ho visto mia cognata che, Nel 2019. sì, la data non me la ricordo, Questi quando ho fatto qui. l'interrogatorio con i signori. Quando siamo uscite, io ho capito che c'era qualcosa che non quadrava, non ignorante che tutto. Però mi ricordo che si era avvicinata a suo fratello e gli aveva chiesto, beh, adesso non mi ricordo, come per dire l'orario. Invece, insomma, conoscendo la Maurizia che è altruista e buona, avrebbe detto, come va? Che sa che suo fratello come si dice, che si agita, che è in apprendimento. Gli avrebbe detto, come va? Tutto bene? Invece lì io ho visto la Mauri che gli ha fatto una domanda come su un orario, come raccomandarti, gli ha detto bene che la mamma era arrivata tardi. Allora io di lì poi ha detto delle altre cose, ho detto qui c'è qualcosa che non va. Infatti io con la mia amica non ho detto niente a lei, perché dopo io lei l'ho vista soffrire questa donna. Mi sono sfogata con una mia amica, ho detto qui c'è qualcosa che non quadra. Me l'ero presa un po', a lei non ho detto niente, e gli ho Quindi lei parlato. per 40 anni ha dato per scontato che sua figlia fosse arrivata a Certo, Rimini alle 9 del mattino e poi avesse certo. proseguito secondo quella che era la versione. Sì. E la bimba. La bimba non le ha mai detto Ma niente. niente, appunto, che io dico, o che l'ha addormentato, o che l'ha data in mani con uno che conosceva bene, che per lei era una bimba, non, era una cosa normale. Quindi ora lei fa questa ipotesi. Io faccio questa ipotesi, però io non le so. Cioè, non può dire niente di certo.
non ha provato a sapere da sua figlia qualcosa. Adesso? No, lei dice che non si ricorda. Io non provo neanche a dire, perché secondo me l'avrebbe detto. Perché qui riusciva tutto più semplice, tutto mi sembra. Esatto. Lei è stata interrogata nell'82-83? No, mai, sia, mai è stata interrogata. Anche lì è un dilemma, pensandoci adesso. Lei ha avuto di recente rapporti con Lucia Bellini? Sì. Mi vuole raccontare? Che poi mi sono ricordato, perché io arrivo sempre tardi. Secondo me la Lucia Bellini mi ha telefonato sul telefono di casa, che quando è venuto alla perquisizione il telefono di casa non ce l'avevo già più, che l'avevo staccato. Mi è venuto in mente che io ho risposto girata verso dove avevo il telefono di casa. Mi è venuto in mente, sono andata a cercare, infatti avevo ancora il telefono in maggio, che mi ha detto mia cognata che aveva telefonato in maggio. Quindi la telefonata è avvenuta prima della perquisizione? Sì. Maggio 2019. Sì, come mi ha detto mia cognata. E cosa le ha detto, cosa le ha chiesto? E niente, lei mi ha chiesto solo se gli sapevo dire i ricoveri di mio marito, ma non mi ha detto che ero per Paolo. E lei non gliel'ha chiesto, come mai mi chiedi queste cose? Beh, era sottinteso, perché dopo la Maurizia, non so se me ne avesse parlato prima, perché subito, appena lui ha mandato tutte quelle cose lì, la Maurizia a me non me l'ha detto subito di tutto questo ingarbugliamento. E non so se la Mauri me l'avesse già detto prima o una settimana dopo, non lo so. Comunque, una che ti viene a chiedere dopo 40 anni che è morto mio marito, un motivo ci sarà. Capito? Quale risposta si è data? Quale motivo potesse esserci? Non ho capito. Che risposta si è data sul motivo? Lei si è chiesto che motivo, ha detto che ci sarà un motivo. Il motivo io ho pensato a lui. L'ha pensato allora, a suo tempo, quando ha avuto la richiesta da Lucia Bellini, la richiesta di informazione. Ha detto gli servirà per Paolo, per sapere, non lo so, dopo la Maurizia mi aveva portato, che non mi ricordo, che aveva sul telefonino una cosa, che gli richiedeva delle foto, non mi ricordo le foto, non ho memoria. Che altro le ha chiesto, qualche altra cosa? No, la Lucia mi ha chiesto solo dei ricoveri di mio marito, che non sono stata neanche precisa, perché un ricovero non me lo ricordavo nemmeno, come è venuto in mente dopo. Va bene. Nient'altro. Parte civile? Difesa? Capitella Difesa Bellini. Allora, lei ha detto, rispondendo a domanda, che l'informazione in ordine all'incontro di Scandiano gliel'ha data suo marito, e Guido che le ha detto di andare a Scandiano, giusto? L'appuntamento. Sì. Sua cognata, Maurizia, dice invece che le ha fatto una telefonata. Gliel'ha fatta questa telefonata o no? Con la Maurizia io mi sono accordata, prima che lei andasse via, di mandargli la bimba. Mandarle la bimba dove? A Scandiano, non lo so, lì. No, ma io preciso, non mi ricordo, preciso, è mio marito che mi dice di portare la bimba là, è mio marito. Tuo marito glielo dice quando è in ospedale? Sì. Ah, quindi sì. No, aspetti un momento. Questo non l'ha detto. No, e allora suo marito le ha detto di portare... Lei ha detto che vi eravate accordati per andare a Rimini e poi in vacanza alcuni giorni prima, e la decisione alcuni giorni prima di portare la bambina a Scandiano era di alcuni giorni prima. Sì. Quindi, se anche gliel'aveva detto suo marito, gliel'aveva detto prima, non all'ospedale, il giorno prima. Sì.
sì, di Presidente, ma se dice sempre sì, mica si capisce. No, ma quello che ha detto prima. Io ho detto prima. Lei ha fatto una lei ha fatto una domanda corretta perché ha detto una cosa che la testa non ha fatto, dando per detta una cosa non detta. Io ho fatto una domanda. Lei nella sua domanda ha detto, gliel'ha detta all'ospedale. Allora, siccome. No, anzi, ha detto, gliel'ha detta in ospedale. Affermazione. No, domanda. Presidente, ho fatto una domanda, non ho fatto un'affermazione. No, c'è anche un'altra precisazione, che la Maurizio non ha mai telefonato a lei, ma ha detto, siccome la nostra casa è divisa da una siepe, glielo ho detto in quella circostanza. No, no, Maurizio, nel verbale del 21. Allora, signora, d'accordo. Adesso facciamo la domanda, la ripropongo io in modo che non ci siano... L'accordo, suo marito le ha detto di portare la bambina a Scandiano. Lei può dire quando suo marito glielo disse, se glielo disse una volta, due volte, tre volte, e in che occasione? Ne abbiamo parlato tante volte con mio marito per convincermi a portare la bimba là. E dopo, là all'ospedale, perché lui voleva mandarmela a prendere davanti a casa, quando mi ha detto che suo padre non ci voleva andare, capito? E io dissi no, a casa no, così. E dopo abbiamo deciso, lui mi ha detto, gli ho detto Scandiano ci sono andare, va bene Scandiano. Ma... questo è quello che mi ricordo io dopo 40 anni che ho 70 anni. Allora, sua cognata ha dichiarato di essere a conoscenza che il suo ex marito avrebbe passato una notte in ospedale a Parma. Cosa ha dichiarato sua cognata? Di aver saputo che l'ex marito ha passato una notte in ospedale. Perché mi può citare? Perché io questa parte. Io ritengo che abbia detto esattamente il contrario. No, c'è opposizione, Presidente. No, no, aspetta. Però no. Presidente, cominciamo a fare. Per ora la. Presidente, l'ho detto anche prima. Ma è un verbale dell'83, non può contestare a me. Non può dire così, avvocato, è una scorrettezza enorme. No, perché lei deve dire, sì, lei deve dire, sua cognata nell'83 ha detto questo, ma ora lo ha detto di aver detto delle bugie. E poi fa il resto della domanda. Se lei... nella premessa certo, ma certo, lei non può dare domande suggestive, non si può, non può poco, dare, Presidente, non può fare domande suggestive nel 506. Allora, sua cognata Maurizia nel 1983 ha detto di aver saputo che il marito avrebbe passato una notte in ospedale a Parma, ma poi ha detto che era una bugia. Allora, questo ha mentito, le ha mai parlato, le ha mai detto qualcosa a sua cognata? Che ne so io se mia cognata, a me non mi ha detto niente. Io non so niente, io dico quello che so io. Questo però, se sua cognata gli ha detto qualcosa... No, a me non me l'ha detto che Paolo era stato là la notte. Vabbè. Io non mi ricordo di aver mai sentito una cosa così. Allora... lei ha detto che usciva dall'ospedale intorno alle 6:30, alle 7, giusto? Sì. Può essere successo che Paolo Bellini sia andato dopo a trovare suo marito? Non so mica, se io vengo via, la risposta è coerente con la domanda. Gli chiedevo una valutazione, gli chiedevo un'opinione e la risposta non può che essere. Va bene. Mi scusi, ma... Va bene. Bene, grazie signor. Ci ha fatto? Sì, sì. Buon lavoro, buongiorno. Buongiorno, Presidente. Prima che concediamo la testa, noi rinnoviamo una richiesta di confronto sul punto, sulla presenza di Paolo Cellini in ospedale quel giorno, del 1 agosto, con la testa di Bonini Marini e Paolo Cellini. Va bene, allora sospendiamo un attimo, 10 minuti, prima di chiare l'altro testimone, nel frattempo c'è. Allora, c'è opposizione a questa richiesta. Presidente, posso concludere un attimo? E in più,
sempre il confronto, si è venuta una telefonata tra Marina e Maurizio Bonini in ordine all'appuntamento a Scandiano. Va bene. Allora, eventualmente anche a tre, allora facciamo una sospensione di 10 minuti, poi la porta si ritira in camera di consiglio e così prego. Come sempre, Luca. Come sempre, avvocato. Noi siamo sempre sensibili.